Ridù IKEA è un progetto messo in atto dal nuovo staff Ridù, composto dagli studenti del primo anno del corso di laurea magistrale in moda dell'Università di Rimini, con la collaborazione delle tutor Marianna Balducci, Cristiana Currelli, Chiara Marziani, Ilaria Piccardi, Celeste Priore. L'iniziativa nasce nell'ambito dell'insegnamento di analisi sociosemiotica della moda, tenuto dal professore Giampaolo Proni, sotto la direzione artistica del redesigner Fethi Atakol. La collaborazione fra Ridù e IKEA Rimini ha previsto la realizzazione da parte degli studenti di due workshop incentrati su due tematiche creative diverse. Il progetto è stato presentato con le performances degli studenti nel negozio IKEA di Rimini. Il giorno 26 marzo 2011 si sono tenute due sessioni con il coinvolgimento del pubblico incentivato dalla natura interattiva delle installazioni. Workshop, denominato Body Plane, è focalizzato sulla riscoperta delle potenzialità estetico-funzionali del corpo umano, tenendo conto dell'ambiente con cui esso quotidianamente si relaziona e sperimentando nuove esperienze concettuali e sensoriali attraverso l'interazione con gli oggetti della produzione IKEA. Il prodotto IKEA è più che una icona pop, è il design razionale nel quotidiano, il funzionalismo globalizzato. Giocare con gli oggetti IKEA e costruire narrazioni e favole con il suo mondo di forme e colori. Ridù Tautology. È infatti la tautologia, il ragionamento scontato, il tema che ha guidato il gruppo Ridù Couture nella realizzazione di capi d'abbigliamento, pezzi unici creati attraverso l'impiego di tessuti forniti da IKEA, alcuni dei quali sono stati creati sul posto davanti agli spettatori. Il riuso, infatti, non è produzione industriale di oggetti, ma diffusione di pratiche e di potenzialità creativa. Lo staff di Ridù Couture ha curato l'intero processo di produzione e il packaging dei prodotti, anch'esso nato dal riuso creativo. Il gruppo Ridù Communication si occupa di creare e gestire la comunicazione integrata relativa all'evento anche attraverso gli strumenti specifici del Web 2.0, uniti alla diffusione virale già adottata per i progetti precedenti e alla fittissima rete di social network che nel tempo Ridù ha messo in moto.
La novità di quest'anno è un blog ospitato sulla piattaforma Posterous che ha informato il pubblico in mezzo al work in progress del progetto.